Allora, carissime amiche e amici, benvenuti sul canale. Quest'oggi riflettiamo un po' su quello che è accaduto del caso Liliana, su quello che si dice. Il video di oggi lo titolerei Il volo di Icaro. Il volo di Icaro. Un bel titolo, dai. Perché ho seguito, insomma, mi hanno mandato alcuni video del web che in questi ultimi 2 giorni, diciamo che stanno assumendo delle connotazioni diverse, mentre fino a qualche giorno fa la guerra era, diciamo, fra le due fazioni, una pro Serpin e l'altra pro Sebastiano. Negli ultimi giorni l'attenzione si sta spostando diciamo, su una specie di vivisezione della perizia medica, che come se non bastasse, più si analizza, ancora di più che si analizza e maggiormente si contraddice. Contraddice se stessa e tutto quello che si era detto fino ad oggi. La mancanza di una parola autorevole di chi coordina le indagini lascia lo spazio a scenari di ogni genere. Ma ognuna delle ipotesi che io ho sentito, perlomeno, ha un suo punto debole, come appunto una sorta di volo di Icaro, perché molti di voi sapranno che nella mitologia greca, dove pure avevano molta fantasia, ci stava appunto Dedalo, questo inventore, che doveva essere punito dalla Zeminosse, di Creta Minosse, perché egli aveva fatto in modo, diciamo così, che la moglie del re Pasife lo tradisse con un toro. Vabbè, non ci dovete fare caso perché nella mitologia greca ci sta questo e di più. Allora, per farla breve, per scappare dall'isola, non avendo altri mezzi, avendo soltanto la sua inventiva, ecco, cosa fece? Costruì delle ali fatte di piuma e di cera e le fece provare a suo figlio Icaro. Però lo avvertì, disse: guarda, non devi volare troppo in alto, troppo vicino al sole, perché altrimenti la cera si scioglie e cade. Icaro indossò le ali, cominciò a volare, si entusiasmò di questi suoi voli e non lo ascoltò. Volò troppo in alto e quindi la cera si sciolse e cadde in mare. Quindi, in breve, l'insegnamento è in pratica che volando troppo in alto poi si rischia di cadere, perché è un po' come le ipotesi che si fanno in questo caso. Laddove si parte da considerazioni anche giustissime, per arrivare a conclusione con tanti punti interrogativi. Ad esempio, l'ho detto anche l'altra volta, trovo molto interessante le considerazioni svolte sul canale Criminal Motive dall'amica Anna Demian, che mi sorprende ogni volta perché ha una capacità di analisi e di competenza sulla perizia scientifica, che veramente ne parla con molta competenza, molta cognizione di causa. Nell'ultimo suo video, che mi hanno fatto vedere, ha considerato come, diciamo, fra le altre cose, ovviamente, ciò che ha colpito la mia attenzione, come fra le sostanze trovate nel sangue di Liliana vi sia anche questa molecola, la triptamina, che
sostanzialmente, non so se dico giusto, ma è una sostanza che in certe concentrazioni può considerarsi un allucinogeno, una droga in fin dei conti. Quindi si paventa che questi residui di questa molecola possano essere anche considerati in tal senso. Quindi una sostanza che si ipotizza presa magari chissà per lo stordimento, sia in ipotesi di suicidio che in ipotesi di omicidio. Mentre lei non prende in troppo in considerazione invece la 8-idrossichinolina, perché dice viene usata probabilmente nel procedimento di estrazione della vitamina B, del complesso vitaminico B, per cui una volta che Liliana ha assunto questo complesso vitaminico in cui c'è anche la vitamina B, il corpo di Liliana ha assorbito la vitamina in quanto tale e rimangono evidentemente in circolo i residui della 8-idrossichinolina che poi vengono eliminate. Quindi fin qui questo è ciò che mi è parso molto interessante. Per me il limite della ricostruzione, diciamo, di Anna, cioè quello che trovo in questo caso il volo di Icaro del ragionamento, se mi è consentito la metafora, ovviamente sempre con molto rispetto, vero, per le opinioni altrui e nonché una simpatia personale, perché partiamo dal presupposto che nessuno di noi ha la verità in tasca, quindi io dico quello che è una mia opinione. Quindi il limite secondo me è che si ipotizza alla fine un sequestro che somiglia più a un soggiorno amichevole di una persona, tipo un ospite, perché una persona che si nutriva, cioè mangiava, viveva naturalmente, quindi una persona che nutriva un sentimento positivo per Liliana, tanto da farle fare una vita meglio che se fosse a casa sua. Insomma, tutto, anche il fatto della depilazione, quindi depilazione compresa. Quindi fatto sta che a un certo punto è qui che non si trova il nesso causale. A un certo punto questa persona o magari trova Liliana in uno stato comatoso e credendo la morta la porta ai giardini dell'ex OPP, oppure per qualche motivo decide di eliminarla. Poi magari la crede morta e la deposita lì dove abbiamo detto prima, e poi Liliana muore anche di freddo, perché così si giustificherebbe anche la posizione delle mani che stringono il giubbino. È qui che onestamente le ipotesi volano molto in alto per essere verosimili, a mio avviso. È un pochino, diciamo, questa parte qua, una parte che personalmente, ecco, stenta a convincermi. Poi ieri c'è stata anche l'amica Paola Calabrese, che è una chimica, che in verità tanto, lo sapete, tanto si sta impegnando in questo caso, e anche lei innanzitutto ha sottolineato le mille contraddizioni di questa perizia, vabbè, ma si è soffermata fondamentalmente su due aspetti. Il primo è il convincimento della morte al 14 dicembre con il corpo conservato in un posto freddo, e lei invece ha battuto molto sulla presenza di questa 8-idrossichinolina e qui, insomma, nella sua ricostruzione è tutto molto apprezzabile, ma poi alla fine anche qui credo che si vada a volare troppo in alto come Icaro. Mi spiego dove
e perché. La mia amica dottoressa Paola Calabrese prende in considerazione queste tracce di 8-idrossichinolina, ma non come Ana che dice come residuo dell'estrazione della vitamina B, no, ma come sostanza a sé stante che trovasi in alcuni prodotti usati per il giardinaggio e anche in qualche crema depilatoria, in qualche tintura per i capelli come stabilizzante. Fra queste ipotesi, Paola propende per i prodotti di giardinaggio e in particolare per l'ambiente delle serre e delle serre refrigeranti in particolare. Ed è qui l'ipotesi che mi fa pensare di nuovo a Icaro e al suo volo, perché noi dobbiamo pensare a una Liliana che ha contatto con questi prodotti, diciamo, di agricoltura, e poi magari succede quello che succede e è tenuta possibilmente in questa serra refrigerata oppure in un congelatore ad una temperatura poco superiore ai 0 gradi. È qui che la dottoressa Paola Calabrese ha sempre sostenuto questa idea, tanto che ha fatto anche lei, come dire, anche l'esperimento proprio fisico di entrare lei proprio in un congelatore per vedere se il corpo potesse essere sistemato in qualche modo. Quindi vi renderete conto, carissimi amiche e amici, che le contraddizioni, le novità che di volta in volta vengono fuori dipingono un quadro sempre più strano. In pochi mesi si è passato dal tutto risolto, andiamo al mare, a non capirci più niente. Siamo passati scompenso cardiaco sì, no, abbiamo scherzato, scompenso cardiaco no, non c'è segno di asfissia, no, mostra di asfissia, non c'è avvelenamento o sostanze, qua vengono fuori sostanze allucinogene, avvelenamento, chissà, nessun tipo di violenza fisica, poi vengono fuori segni forse attribuibili anche a violenza. Morte il 14 dicembre, non morte il 2-3 gennaio o forse magari anche in qualche data intermedia. Quindi io credo che alla fine bisogna finirla, ecco, bisogna finirla, perché altrimenti, come dire, facciamo anche l'ipotesi della spia venuta dall'est e completiamo il trittico. Vabbè, se dobbiamo tirare avanti così, credo che, perlomeno come mia impressione personale, la verità sia più banale. Più banale, voi pensate che queste ipotesi così, diciamo, complicate, pensate voi che queste situazioni così contorte possano essere state gestite dai soliti noti? Pensate che possano essere state gestite da un Sebastiano o da un Claudio Sterpin o magari dal Fulvio Covalero o da Gabriella o Salvo? La mia risposta è assolutamente no. E allora vogliamo mettere questi personaggi fuori dalla storia? Diciamo no, non c'entra assolutamente niente, è venuto l'uomo da fuori, loro sono così personaggi in cerca d'autore. Per me credo che alla fine la verità sia più banale, più semplice. Perché dico questo? Perché Liliana, e lo dico anche dopo aver parlato con persone di Trieste che vogliono l'anonimato e che la conoscevano in qualche modo, quindi pur volendo restare anonime, ma la conoscevano, e vi dico che Liliana è emerso perlomeno che era una persona che, diciamo, nell'ultimo anno non stava tanto bene. Magari, ve l'ho detto già nell'altro video,
sarà stata anche complice, sicuramente molto complice, il periodo Covid, le restrizioni, lo stare chiusi, la mente che va chissà dove, ma non stava molto bene. L'abbiamo vista anche in qualche video, spesso assente, sguardo allucinato, espressione stralunata, non sempre, per carità, non è che questa situazione fosse 24 ore su 24, ma spesso era così. Lo stesso Sebastiano l'ha dovuto ammettere, mi disse pure una volta, non la riconoscevo più. Questa è la verità, secondo me. La verità di una persona debole. Una debolezza che oggi viene negata, ma addirittura io ho il dubbio che è una debolezza che non fa spettacolo. Una debolezza umana che viene negata perché non fa spettacolo. Forse non fa audience. Una debolezza che sostanzialmente viene negata dallo stesso Sebastiano, che dopo averlo ammesso qualche volta, ma minimizza, dice no, era tutto bene, tutto a posto, preferendo rappresentare il proprio mondo, diciamo, di zucchero filato e continuare la sua strada anche oggi, come se niente fosse, foto, bici, laghi e sauna. È negata però, una situazione negata anche dai suoi vicini di casa. Gabriella, Salvo, negata anche da loro, che non potevano non vedere se erano veri tutti questa situazione in quei caffè presi insieme, se erano veri quei stessi caffè presi insieme con Gabriella. Eppure Salvo che, come dice Sebastiano, tante volte si intratteneva per strada con Liliana, possibile mai che loro non avessero visto una situazione più strana, più assente, negata da lui, dallo Serpin, lui che ammette quello che non dovrebbe ammettere, nega quello che non dovrebbe negare. Si dice amante, ma quale amante, dico io, se uno non si accorge della confusione, della debolezza di una persona che ti viene ad aiutare a fare le faccende domestiche una volta alla settimana? Si pensa alla propria immagine, amante di cosa? Quando? Quale amore? Ecco, questa persona, la Lendelon della Basovizza, poteva dare a una donna se lui stesso ne ha parlato sempre rappresentando un'immagine di una donna non morale, diciamo, di una poco di buono, per quello che lui ha detto, che veniva a sedersi sulle ginocchia, era sposata e veniva a casa sua a sedersi sulle sue ginocchia, che gli dava i baci, si faceva lisciare i capelli, che faceva il bagno nella vasca idromassaggio con lui, che raccontava di come gli uomini la importunavano nelle saune scampiste, di come frequentava la spiaggia nudista, di che si ricordava del luogo dove presuntivamente 42 anni fa si erano congiunti insieme per la prima volta. Lui che amava la bigamia, questo è il rispetto e l'amore che quest'uomo aveva per Liliana. Lei che l'ha conquistato col famoso messaggio 25 ottobre, sono 42 anni che ci conosciamo. Tanto importante questo messaggio e questa data che mi scriveva l'altro giorno in una mail l'amico Mauro. Diceva, ma posso raccogliere, vogliamo fare una raccolta di firme?
per poter far spostare i festeggiamenti, la ricorrenza della festa degli innamorati, dal 14 febbraio al 25 ottobre. Ma sarebbe un'idea eccezionale se non fosse un'idea folle. Folle. Ebbene, e nella somma di tutte queste negazioni, di tutte queste insensibilità, per meglio dire, dalla sommatoria di tutte queste negazioni ed insensibilità, che si è consumata la tragedia di Liliana. Una donna normale, una donna indebolita, non debole, indebolita. Una tragedia che per me si è consumata in un banale 14 di dicembre, in un banale mercoledì di dicembre, dove qualcuno ha messo fine alla sua vita, oppure dove essa stessa ha messo fine alla sua vita manifestando il fallimento di tutti coloro che presumevano di avere un ruolo nella sua vita, forse il fallimento di tutti coloro che non si sono accorti di nulla, immersi nella loro normalità, nei loro voli di fantasia. Allora qualcuno mi dirà, per concludere, qualcuno mi dirà: ma cosa stai dicendo? Tu dimentichi la perizia medica. Consentitemi, non è una mancanza di rispetto, è un'opinione. Io dico la perizia medica. Quale perizia medica? Quella infarcita dei 100 errori, se non di più, quella che chiamiamo bozza, spero che la procura ne abbia una versione più dignitosa. Spero di questo. Io vi ringrazio, quindi, amici, amiche, vi ringrazio dell'attenzione. So che ogni giorno attendete delle mie riflessioni. Sono riflessioni, diciamo, sostanzialmente pacate, che io condivido con voi. Mi fa piacere, mi fanno piacere i vostri commenti, anche se non riesco a rispondere. Noi, devo dire soltanto l'ultima cosa, che noi oggi ci sentiamo come Icaro, appunto. Abbiamo volato, secondo me, troppo in alto, ognuno ha detto la sua, e adesso siamo piombati nel mare dei nostri dubbi, delle nostre ipotesi, e il bello è che da questo mare dove siamo piombati non riusciamo a vedere ancora approdi di salvezza. Grazie, alla prossima, un abbraccio a tutti quanti voi.